Allora, a me non me ne frega niente che è un'amichevole. Se è una partita del Milan, io me la guardo con la stessa ansia che sia campionato, che sia qualsiasi cosa. E a me quindi non sta bene, non sta per niente bene che giochi così bene. Giochi da Dio, veramente, raga. Io penso di non aver mai visto un Milan così grintoso e così, come ha detto Pellegatti nella sua telecronaca, sontuoso. Tra l'altro, guardare la partita con la telecronaca di Pellegatti è qualcosa di stupendo. Comunque, Milan Benfica 1-0, gol di Tarabt, tra l'altro, perché giustamente dici ci deve essere sempre qualche ex che ci deve segnare. Tra l'altro è stato deviato da Biglia. Però adesso parliamo per gradi. Allora, primo tempo, partono i primi 10 minuti in cui il Milan ancora deve capire che sta giocando. Si sono appena alzati da tavola, che hanno mangiato tutta roba all'americana, e quindi dicono: oddio, stiamo giocando. Dopodiché cominciamo ad attaccare, verticalizzare, costruire azioni, soprattutto con Castiglieco. Borini, non lo so, mi sembrava drogato insieme a Biglia. Regà, Biglia che gioca di prima e bene, Biglia ha giocato di prima e bene, però è andato tutto a quel paese perché ha fatto autogol. Cioè, ha fatto tutto benissimo dove ha fatto autogol. Giustamente, non è che potevo fare un video dicendo salvo Biglia perché è stato il migliore in campo. Invece no. Comunque, abbiamo giocato 60 minuti bellissimi, benissimo. Poi è arrivato il gol. Cioè, che schifo, veramente. Però parliamo dei singoli. Donnarumma strepitoso, strepitoso Donnarumma per quello che ha giocato, perché ci ha salvato il di dietro due volte, con due parate, appunto, di cui una io ho detto, ecco, questa è già dentro, invece no, fortunatamente. E poi è entrato Reina, guarda caso, ho detto, guarda, con Reina subiamo un gol. Ovviamente non è colpa sua, però sai com'è, coincidenza? Non credo. Poi la coppia difensiva Romagnoli-Musacchio non mi è piaciuta tantissimo oggi, anzi traballava un pochetto. E vabbè, Rodriguez sempre lo stesso, quindi Non è cambiato niente. Calabria quanto ha spinto, ragazzi! Quanto è stato bravo Calabria! Insieme a Biglia e vabbè per l'autogol. Insieme a Borini. Borini veramente sembrava drogato, l'hanno bucato. Non lo so, ma non lo so, penso che Neymar si sia impossessato del suo corpo, perché ha fatto dei dribbling assurdi. Pure lui ha tentato una conclusione da fuori area al volo. Ma che cacchio! Vabbè. Pure Piontek, pure Çalhanoğlu. Abbiamo preso pali, traverse. Qua ci si mette pure la sfiga, non mi interessa. Ma la sfiga non esiste, raga, questa è sfiga. Perché non so quanti tiri abbiamo fatto in porta. Pali, sfiorato il palo, traversa, fuori, parata del portiere. E la difesa che la prende col mignolo del piede. E dai, su, e non venitemi a dire che non è sfiga. E sì, grazie per la musica sottofondo. E quindi nulla, Milan-Benfica finisce così 1-0. Il 3 agosto giocheremo alle 6:30 contro il Manchester United. E tra l'altro ha fatto entrare Gabbia al posto di Musacchio, Strinic al posto di Calabria per quanto riguarda la difesa, e Conti al posto di Rodriguez. Conti al posto di Calabria e Strinic al posto di Rodriguez. Ecco, mi sono sbagliata. Comunque, raga, Strinic era quello che aveva problemi di cuore. Oh, ma che sgaloppate si è fatto. Cioè, wow. Poi sono entrati Brescianini, Maldini, Krunic e chi era quell'altro? Ah, vabbè, Reina, giustamente. E Brescianini, cioè, è entrato a 3 minuti dalla fine. Mamma, ha spaventato la sua velocità, quell'unica corsa che ha fatto. Suso, a me non piace nel ruolo di trequartista, non vedo l'ora che torni Paquetá dalle sue vacanze, così almeno può fare lui il trequartista, che è il suo ruolo, tra l'altro. Çalhanoğlu ha giocato bene, giusto per pia il palo, e vabbè. Piontek, non gli sono arrivati tantissimi palloni, devo dire la verità, sempre lì in un angoletto in disparte. E nessuno mi tira la palla. E poi chi c'è stato?
Mi sembra di aver detto tutto. Ah, Castiglieco, mi sono dimenticata Castiglieco. Pure Castiglieco ha giocato abbastanza bene. Mi è piaciuto tanto, 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 tanto. Quindi, questo era Milan-Benfica. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale. E se devo fare così pure per le amichevoli, non oso immaginare quello che succederà in campionato.